ragazzi, oggi vi spiegherò come fare fotografie con uno stile davvero interessante. Infatti faremo fotografie super macro utilizzando comuni oggetti domestici, quindi senza andare a comprare obiettivi specifici e avendo un effetto davvero davvero professionale, talmente bello che sembrano fatte col computer le fotografie, non sembrano neanche vere. Allora, mi ero già interessato anni fa a comprare un obiettivo per fare fotografie super macro, ma il prezzo era davvero esorbitante, aggirava sui 250, 300, anche 400 euro, dipende da che obiettivo volevo prendere. Quindi ho lasciato perdere, però la passione per questo genere di fotografie mi è sempre rimasto e quindi oggi ci troviamo qua per costruire, vi ripeto, con comuni oggetti domestici, avendo una spesa di 20-25 euro, dipende da dove lo trovate, e realizzeremo un obiettivo fatto in casa davvero professionale. Quello che necessiteremo oggi sarà un vecchio proiettore, i proiettori quelli che andavano ancora a pellicole, quindi per intenderci immaginatevi i proiettori quelli del cinema di una volta, però ci sono quelli, naturalmente avranno un prezzo esorbitante perché si usano ancora oggi, proiettori quelli per i filmini domestici, quindi il proiettore è quello che andava ancora con le pellicole che si utilizzava in casa. Bene, io quelli ne ho trovati ben due e li ho comprati entrambi, il prezzo in totale ho speso 45 euro, quindi insomma una media di 20 euro insomma l'uno. Li ho smontati, purtroppo non ho pensato a registrare nel momento in cui lo smontavo, però il risultato è questo: ho ricavato da ogni proiettore la lente che c'era davanti. Quella che mi sembrava migliore è questa, che ha la possibilità di mettere a fuoco il filmato. E purtroppo però mentre smontavo il proiettore si è aperta, sono uscite le lenti e quindi dovrò incollare di nuovo la lente all'interno e poi pulirla perché sono rimaste le mie impronte sopra. Quindi per adesso lasciamo stare questa che è sporca. E poi una cosa negativa di questa lente, devo dirvela, è che ha il buco posteriore davvero piccolo e di conseguenza quando noi faremo delle foto il risultato sarà che si vedrà tutto un cerchio nero attorno. Quindi che cosa facciamo? Questa la mettiamo da parte e quindi vi consiglio, appunto, quando comprate un proiettore, va bene, non potete saperlo, però è meglio se ha il buco posteriore un po' più grosso. Invece utilizzeremo oggi quest'altro obiettivo del proiettore che, come vedete, è più grosso il buco, sia da una parte che dall'altra, è davvero più grosso. E comunque l'effetto è lo stesso. Vi faccio vedere un attimo, così l'appoggio davanti a questa videocamera, vi faccio vedere l'effetto. Vedete le impronte digitali come vengono messe a fuoco. Naturalmente questa qui è una videocamera delle palle, quando faremo, e comunque vedete molto il cerchio nero attorno, direte che cagata, viene tutto quanto un cerchio attorno, invece no, perché utilizzando la reflex avremo la possibilità di girare l'obiettivo e di zoomare all'interno e quindi il cerchio nero sparirà quasi, insomma. Allora, vi dirò, quello che avremo bisogno oggi quindi sarà un obiettivo di un videoproiettore. Cosa importante: se non trovate un videoproiettore, perché comunque non è un oggetto così facile da trovare magari ai mercatini dell'usato, alle fiere, vi consiglio di comprare o i proiettori quelli delle diapositive, che comunque hanno lo stesso funzionamento, o meglio ancora, penso, non l'ho mai provato, però dovrebbe avere lo stesso principio, quei cosi che usano gli orefici, che si posizionano sull'occhio e gli orefici guardano loro, cioè guardano i gioielli con quei cosi. Penso che il prezzo di quelli anche lì sia anche di meno, forse 10 euro, non so. Quindi detto questo, una volta che vi siete procurati l'obiettivo, dovremo costruire un supporto per collegarlo alla nostra reflex. La cosa migliore di tutte sarebbe andare in un negozio di fotografia e comprare uno di questi tappi che veniva in dotazione con la macchina fotografica, e sarebbe il tappo che stava sopra l'obiettivo. In questo caso io non ho tempo di andare a comprarlo e non mi va neanche di spendere soldi per questa cosa, quindi se voi avete soldi da spendere e tempo per andare in un negozio di fotografia potete comprare uno di questi tappi e poi con il trapano lo forate al centro e l'effetto che dovrete avere praticamente sarà una cosa simile a questa, il tappo con un foro di questa dimensione al centro in modo tale che possiate mettere l'obiettivo davanti, no?
In questo caso invece io cercherò di riciclare ancora con altri comuni oggetti domestici per avere lo stesso effetto. Bene, dovremmo trovare un qualcosa di rotondo e cavo. E ad esempio potrebbe andare bene un rotolo di scotch se fosse nero, un pezzo di metallo bucato, un nastro isolante, un pezzo di gomma rotondo, insomma qualunque cosa che all'interno sia bucato, questo qua sarebbe da forare. In questo caso utilizzerò invece questa vecchia torcia a LED, svito il coperchio in plastica e va benissimo per due motivi. Il primo motivo è che ci entra alla perfezione l'obiettivo all'interno, e il secondo motivo è che sulla macchina fotografica questo pezzo di plastica, come vedete, copre completamente la lente non lasciando passare aria. Però non possiamo inserire adesso l'obiettivo all'interno, perché il fondo del nostro obiettivo è comunque duro e rischieremmo di graffiare la lente dell'obiettivo. Quindi la soluzione che ho deciso di utilizzare è prendere questo sottile strato di gomma piuma e tagliarlo in modo circolare, in modo da creare uno strato di protezione. Aprendo l'angolino avremo ottenuto, diciamo, un quadrato un po' tondeggiante, e questo permetterà di non graffiare il nostro obiettivo. Bene, posizioniamo la nostra gomma piuma all'interno, procediamo con l'obiettivo, che adesso pulisco un attimo perché ci sono rimaste delle impronte, quindi bisogna farlo adesso, se no dopo non si riesce più a fare. Lo posizioniamo, è indifferente se lo mettiamo da questo lato che dall'altro, ho provato e non ci sono differenze, così, e poi tappiamo tutto con il nostro tappo di gomma di plastica. Adesso vado di là molto velocemente e con giusto tre punti di colla caldo fisserò il nostro tappino sopra la destra. Bene, il risultato che otterremo sarà questo. Vi ripeto, voi direte sei un pazzo ad aver messo la colla a caldo sopra l'obiettivo, non è vero, perché questo genere di plastica è talmente liscio che basterà davvero fare una leggera pressione con l'unghia e questa colla a caldo verrà via di colpo, cioè non rimarranno tracce di colla sopra la lente, sopra l'obiettivo di plastica. Il secondo passo da fare è disattivare il fuoco automatico e metterlo su fuoco manuale. Questo perché? Perché naturalmente l'obiettivo non riuscirà a riconoscere quest'altra lente e non riuscirà a mettere a fuoco da solo. Quindi dovremo mettere noi a fuoco il nostro soggetto. Il soggetto di oggi sarà un piccolo rettile. Infatti, come vedete alle mie spalle, ho allestito due terrari. All'interno di questo terrario c'è una colonia di grilli, non so se si vedono. E quindi adesso molto velocemente vi faccio vedere un attimo l'effetto che può avere su un grillo così piccolo. Bene, in questo caso accendiamo la macchina fotografica, attiviamo il flash e mettiamo l'impostazione in modo che si veda sullo schermo, così noi dall'alto vediamo se mettiamo a fuoco o meno. Ok, in questo caso vedete questo piccolo puntino al centro è appunto il difetto che vi dicevo prima, che si vedrà tutto il bordo nero attorno. Basterà semplicemente ruotare lo zoom e guardate cosa succede. Il puntino, vabbè, adesso non riesco a farvelo vedere a fuoco, comunque il puntino bianco rispetto a prima è sparito. Vedete, prima si vedeva tutto il contorno nero e adesso ha riempito tutto lo schermo. Giustamente basterà poi girare la seconda regolazione per mettere a fuoco e potremo fare una fotografia. Adesso fotografiamo velocemente un grillo, eccolo qua, ce l'ho a fuoco, ecco, si è spostato, maledizione. Troviamo in un altro, eccone qua un altro. Fantastico. Allora, adesso ve lo metto meglio. Facciamo un
un'altra foto veloce. Niente, i grilli non si lasciano fotografare. Il trucco sarebbe metterli giusto un minuto in frigorifero, in modo che la bassa temperatura rallenti il loro metabolismo e camminano molto più piano, stanno quasi fermi, si lasciano fotografare meglio. Questa è una serie di foto che ho fatto ieri con un po' di pazienza, alcune sono più a fuoco di altre per il semplice fatto che i grilli comunque si muovevano. Però non sono così cattivo da metterli in frigorifero, quindi ci spostiamo qua a destra, che invece c'è il terrario, all'interno del quale ci sono dei rettili. Vediamo se riesco a farvene vedere uno. In questo caso si trova qua, è sopra una, sopra un cartoncino bianco, non so se si vede. Ecco, da qua si dovrebbe vedere. Quindi adesso facciamo delle fotografie a questo soggetto passando dall'interno, però quindi adesso apro un attimo il terrario. Spavento, va, pensavo si fosse arrampicata sopra la macchina fotografica. Beh, vediamo un attimo le fotografie come sono venute. Purtroppo c'era un problema di illuminazione del neon, l'ho spostato, vedete, non si vedrà male, ho spostato il neon, l'ho messo male per fare questo genere di fotografie. Bene, questa è una serie di foto che ho fatto ieri con molta pazienza, le ho solo ritagliate con Photoshop per eliminare i bordi neri sui lati, ma vi garantisco al 100% che sono le mie. Se non ci credete, aggiungetemi su Facebook, metterò le foto con la prova effettiva che sono mie queste foto. Per fare questo genere di fotografie ci vorrebbero delle luci posizionate sicuramente in maniera migliore e comunque un flash più potente, quindi se avete a disposizione un flash esterno e dei paletti migliori, il risultato sarebbe davvero decisamente migliore. Comunque, se adesso ci troviamo al chiuso, quindi il problema è la luce, se invece fotografate all'aperto, quindi magari in un prato, le formiche o insetti vari, c'è la luce del sole che è sicuramente migliore. Si può notare che la messa a fuoco prende solo una determinata posizione, quindi ad esempio in questo caso non prende il muso, ma prende l'occhio, non prende neanche il corpo dietro, prende solo una metà. Voi potete pensare che magari è un difetto di questa lente, però secondo me invece è proprio un punto di forza, perché rende le fotografie davvero, davvero uniche. Volevo tenervi aggiornati anche su un altro progetto a cui sto lavorando, vi spiego molto velocemente. Vi ricordate il motore a vapore che ho creato la scorsa settimana? Bene, il motore a vapore che ho creato... Merda. Che ho creato la scorsa settimana, sono andato sempre lì al mercatino dell'usato, sono qua, non vado via, al mercatino dell'usato dell'altro giorno e ho trovato questo, che vabbè, è facile da capire, è un camion, però l'ho preso non per giocare col camion perché non me ne faccio niente, ma il semplice fatto che ha molto molto spazio qua posteriormente e quindi qua sopra io in qualche maniera, adesso non so ancora come, monterò il pistone, il volano e la trasmissione, tutto quello che serve per far andare avanti questo camion a vapore. Non so se ci riuscirò, quindi se la prossima settimana o i prossimi giorni non vedrete questo video, vuol dire che ci ho rinunciato. E più che altro perché è un problema fare la caldaia che rimanga sulla plastica, non per altro. Allora ragazzi, vi ringrazio per tutti i consigli che mi date su Facebook, come vedete questo l'ho realizzato per uno di voi che me l'ha chiesto, adesso non mi ricordo più chi era perché me l'ha chiesto parecchie settimane fa, comunque ci sentiamo la prossima settimana con un altro dei miei video, ciao ragazzi!